Benvenuti a Prima Pagina Salute, come si applica l'intelligenza artificiale alla diagnostica medica, come cambia il rapporto tra medico e paziente. Ne parliamo con Daniele Regge, docente di radiologia all'Università di Torino. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno a lei e agli spettatori, buongiorno. Grazie, ecco, buongiorno. Professore, quali sono le applicazioni dell'intelligenza artificiale nella diagnostica? Beh, ci sono diverse applicazioni che vengono applicate soprattutto alla radiologia, cioè quindi all'immagine radiologica, oppure più recentemente anche all'immagine anatomopatologica, cioè quel vetrino che si studia con il microscopio i tessuti. Per quanto riguarda l'immagine radiologica, ci sono diverse applicazioni che oramai sono già utilizzate in ambito clinico, soprattutto nel riconoscimento dei tumori. Faccio un esempio, la radiografia del torace, che è un esame semplice ma che richiede una notevole esperienza per essere interpretata correttamente, può, diciamo, essere anche analizzato da un software che ci permette, ad esempio, di identificare dove ci sono, identificare i noduli polmonari o la polmonite, questo in modo completamente automatico. Quello che poi il radiologo o comunque il medico che poi dovrà interpretare i segni vede è un punto evidenziato sull'immagine con un colore diverso, ad esempio, ecco, una freccia che indica la patologia. Bisogna fare sempre un po' di attenzione perché a volte questi sistemi di intelligenza artificiale non sono perfetti, ci possono essere per esempio dei falsi positivi, cioè l'intelligenza artificiale può mostrare dei punti sull'immagine che sono in realtà non sono nulla di che. Ecco, quindi il parere finale deve essere sempre quello del radiologo. Ecco, professore, ma a questo punto cambia la professione del medico, appunto, il medico dovrà essere formato per utilizzare queste applicazioni. Sì, dovrà essere formato, credo che sia importante che il radiologo, adesso stiamo parlando di radiologia, quindi il radiologo comunque abbia una preparazione adeguata, perché è sempre il radiologo che deve poi dare il parere finale. Per quanto riguarda la formazione specifica all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e come qualsiasi tipo di programma, uno deve comunque capire come funziona, quali sono, diciamo, le interazioni che devono essere effettuate tra il radiologo e il computer, ma questo è più semplice. Ma quello che raccomando è che questi sistemi vengano utilizzati da radiologi che hanno già esperienza. Professore, come dovrà adeguarsi il paziente a questi nuovi sistemi, appunto, di intelligenza artificiale? Ma guardi, qui il problema è che cosa succede, per esempio, se formiamo un referto di un esame radiologico prodotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale in cui, per esempio, c'è un errore. Capita a volte che ci siano degli errori diagnostici, ma in questo caso non sappiamo di chi è l'errore. E l'errore è del sistema di intelligenza artificiale che ha prodotto i risultati, oppure è del radiologo che li ha validati. Quindi questo solleva tutta una questione etico, di tipo etico e di tipo legale che vanno affrontate. Non esiste ancora oggi una chiara legislazione. Ecco, quindi del resto, insomma, è ora di parlarne, ma non è. Comincia a diventare urgente perché questi sistemi ormai
cominciano a essere utilizzati nei nostri ospedali. Quindi questo bisogna affrontarlo, cioè chi è responsabile nel caso ci sia un errore. Potrebbe essere addirittura appunto o la compagnia o l'azienda che ha prodotto questo software oppure il radiologo stesso, ma bisogna che la responsabilità sia chiara. Altra cosa è che il paziente deve essere informato che il suo esame è stato interpretato dall'intelligenza artificiale, non solo dal radiologo. Quindi questo deve essere preventivo, cioè prima di sottoporre al paziente all'analisi. Ecco, questo è molto interessante, ma manca ancora un protocollo nazionale, da quanto ho capito, che appunto comunque unifichi tutte le pratiche ospedaliere, giusto? Perché ci sono aziende che lo fanno, magari aziende che ancora no. Esatto, cioè non abbiamo ancora delle norme, una legislazione che ci permette di assicurare chi è il responsabile, ecco, dell'atto medico. Ecco, quindi bisogna un po' su questo punto fare attenzione. Voglio dire che per adesso la diffusione dei sistemi di intelligenza che si basano sull'intelligenza artificiale in diagnostica è molto limitato. Però c'è da aspettarsi un'esplosione nei prossimi anni. Se uno va ai convegni scientifici, vede veramente una serie ogni anno, novità sempre più sorprendenti. Ecco, quindi bisogna fare attenzione perché ci distraiamo un attimo e la nostra professione cambierà anche radicalmente. Ecco, dovremmo come radiologi, ma non parlo solo di radiologia, ma anche di patologi, adeguarci a questo mondo che cambierà molto rapidamente. Certo. Professore, la telemedicina, proprio per restare dentro un tema che negli ultimi mesi è abbastanza approfondito e discusso, ecco, come si colloca all'interno dell'intelligenza artificiale? Ecco, in che modo viene coinvolta? Beh, insomma, la telemedicina serve, ci sono diverse applicazioni, come lei sa, della telemedicina, dal teleconsulto alla telediagnosi, cioè al fatto di, per esempio, nel primo caso chiedere un secondo parere, una seconda opinione a un medico molto esperto che magari non si colloca nello stesso ospedale e neanche nella stessa regione, ma in un altro posto, appunto, allora lui può dare il suo parere attraverso appunto questa telediagnosi. E questa è una cosa, questo teleconsulto. Poi c'è la telediagnosi, che è semplicemente il fatto che magari non ci sono radiologi disponibili in quel momento in un determinato presidio, pensiamo ospedaliero, pensiamo per esempio a un pronto soccorso un po' periferico. Ecco. E quindi c'è il tecnico che produce le immagini e poi le invia in un altro ospedale dove c'è il radiologo che le fa. Ecco, queste sono le due applicazioni che mi vengono in mente in questo momento, ce ne sono altre, e diciamo che l'intelligenza artificiale potrebbe essere come un secondo parere, ecco, cioè invece di mandare tutti i nostri dati a un medico che sta in un'altra città, le mandiamo sul cloud, dove c'è un computer molto intelligente che ti produce i risultati. E ci tengo a dire che non oggi, ma tra qualche anno ci saranno anche proprio dei veri e propri sistemi di decisione clinica, che sono sistemi che si basano sull'analisi di tutti i dati del paziente, quindi non solo della radiologia, ma anche della clinici, del profilo genetico, estratto dai tessuti e così via, che integrati insieme producono appunto, possono produrre anche, ad esempio, dare delle informazioni su qual è il miglior trattamento in quello specifico paziente. Parliamo quindi di terapia personalizzata, ecco. E questo sicuramente sarà un traguardo raggiungibile solo con l'intelligenza artificiale.
Ecco, professore, vi sono altre insidie rispetto a quella che abbiamo affrontato poco prima? Quali sono in generale le insidie che Beh, insomma, stanno? le insidie ci sono altre insidie, sì, cioè, tanto non conosciamo bene, non sappiamo bene come funziona l'intelligenza artificiale. È una specie di scatola nera. Noi mettiamo da una parte, introduciamo l'informazione che può essere, per esempio, un'immagine radiologica, e dall'altra fuoriesce un risultato che è. E appunto l'interpretazione di questa immagine, ma quello che succede dentro in queste reti neurali che in qualche modo mimano il cervello umano, i neuroni del cervello umano, non è chiaro affatto. E quindi ci possono essere, è noto, ci possono essere dei risultati imprevedibili, ecco, talvolta. Quindi qui l'errore è quando uno magari non se l'aspetta. C'è l'esempio dell'oggetto contraddittorio che è un che fanno molti, che è una rete neurale che dovrebbe riconoscere degli oggetti, no? Quindi noi, se da una parte introduciamo l'immagine di una tartaruga e lui la riconosce correttamente se i quattro piedini della tartaruga sono appoggiati per terra, ma se la tartaruga è girata con la sua schiena appoggiata per terra, quindi girata a 180 gradi con le gambe per aria, questa rete neurale non riconosce la tartaruga, ma riconosce l'etichetta, appunto, quell'oggetto come qualcosa di completamente diverso. Questo può succedere, è raro, ma può succedere. L'altra cosa è che bisogna stare attenti agli hacker, perché ci sono con intelligenza artificiale è possibile anche modificare l'immagine radiologica, come si può modificare un video, ad esempio, e introdurre qualcosa che non è, che è estraneo. Per esempio, si può in una radiografia del torace normale introdurre un falso nodulo, ok? Quindi poi il paziente risulterebbe avere un tumore mentre ha una radiografia del torace normale. Questo si chiama deepfake sappiamo già che ci sono stati degli studi in questo senso, che il deepfake può anche ingannare il radiologo, tanto bene sono alterate le immagini, quindi bisogna aumentare la sicurezza dei nostri sistemi, ecco, delle nostre reti ospedaliere. Ecco, quindi questo è un modo per scongiurare gli errori in questo settore. Professore, ecco, diciamo che l'intelligenza artificiale, gli studi sull'intelligenza artificiale sono appena iniziati, alcune applicazioni già esistono, altre probabilmente arriveranno nei prossimi anni. Una delle soluzioni per evitare forse gli errori e anche armonizzare il sistema ospedaliero, quale potrebbe essere un sistema unico per tutte le aziende? Dunque, diciamo intanto credo che bisogna distinguere un'intelligenza artificiale di tipo ristretto, che è un'intelligenza artificiale che risolve un problema specifico, cioè l'identificazione, ad esempio, dei noduli polmonari, oppure l'identificazione di un polipo del colon su un esame radiologico che si chiama colonscopia virtuale, oppure magari il riconoscimento di un tumore della prostata in un'immagine di risonanza magnetica. Queste sono applicazioni ristrette, che sono quelle che sono, diciamo, vanno per la maggiore, che sono più facili da generare. Ci sono diverse aziende che c'è un boom vero e proprio di start-up, centinaia di start-up che lavorano su queste applicazioni di intelligenza artificiale ristretta. Una cosa diversa è quella che si chiama intelligenza artificiale generale, che vuol dire un computer, un software che risolve tutti i problemi. Cioè, noi gli diamo, ad esempio, un attacco di tutto il corpo umano e lei, questa intelligenza generale, va
cercare fettina per fettina e identifica tutti i problemi, a prescindere da quanti sono e dalla tipologia. Ecco, qui in questo caso siamo ancora, siamo molto lontani dalle applicazioni cliniche. Speriamo prima o poi di arrivarci. Ecco, magari quindi in un caso occorrerebbe utilizzare dei software aziendali che la singola azienda compra dalla singola rete informatica o comunque casa di produzione di software. Dall'altro forse poi un giorno armonizzare determinati sistemi e renderli nazionali. No? Sì, la sento un po' male. Sì. Comunque, in genere, appunto, le applicazioni si comprano una per una o si possono utilizzare dei sistemi diversi che si chiamano, qui entriamo un po' nel tecnico, ma si chiamano pay per use, cioè se uno paga l'utilizzo in termini di numero di esami, cioè se uno la utilizza su un esame solo, paga molto di meno che se l'utilizza su 100 esami. Questi software vanno incorporati sul PACS, no? Sul sistema di archiviazione, sul sistema informativo dell'ospedale, che è quello che gestisce tutte le informazioni del paziente, e sono disponibili spesso appunto con la semplice richiamo con un bottone sul computer del medico che avvia quindi il processamento dell'immagine. Quelli d'uso generale non ho idea, quelle diciamo così, non ho idea di come sarà il futuro, perché questo tipo di applicazioni saranno probabilmente disponibili chissà tra quanti anni, ecco. Quindi, insomma, diciamo Bisogna che ancora accontentiamoci attendere. di quello che abbiamo, non abbiamo ancora, ecco, non siamo ancora. E tenga presente che c'è in questo momento molto, molto entusiasmo, ma questo entusiasmo, come in tanti altri campi di innovazione, mi vengono in mente le macchine a guida autonoma, c'è un momento in cui sembrava che le macchine a guida autonoma fossero ormai così, ormai quasi acquistabili dal nostro concessionario di auto, e poi adesso se ne parla molto di meno. Perché? Perché c'è passata questa fase di entusiasmo, ecco, e si ritorna. Non è che vuol dire che non ci saranno le macchine a guida autonoma, semplicemente che ci sono ancora dei problemi da risolvere e che viene fuori che ci vorrà molto più tempo prima che siano, diciamo, presenti sulle nostre strade. E così anche per l'intelligenza artificiale. Siamo in una fase di estremo entusiasmo, e credo che però moltissime delle idee che abbiamo rimarranno, ma altre saranno invece, così dire, saranno abbandonate perché poco praticabili o non realizzabili e quant'altro. Quindi, Ecco, è la storia della tecnologia. Va è la storia della tecnologia, esatto. bene, grazie. Ringraziamo il nostro ospite Daniele Regge, docente di radiologia all'Università di Torino. Grazie. Prego, grazie a lei, buongiorno.